adesso vi faccio una sorpresa e una chicca, perché senza che nessuno lo spingesse si è avvicinato un bambino palestinese che vive a Riace e ha detto al presidente Oliveira: Mario, senti, io voglio parlare. E Mario naturalmente gli ha detto: e come no, ci mancherebbe, che vuoi dire? Dimmi come ti chiami. Io sono Mohammed. Oh, Mohammed, allora, cosa vuoi dire a questi tuoi amici? Io parlo, Riace, un appello tutti da qui, Cesarello. Io vieni per la Riace, bello una per la tutti. Guardate Riace, bella, bella, bella uno, tutti qui, prestissimo, io guardate a tutti, tutti bella uno. Grazie Mohammed. Allora, come si fa a non difendere Ilario? Vedi, Ilario Amendolia deve fare un intervento breve, però come si fa a non difendere questo progetto dopo aver ascoltato anche Mohammed? Prego, raccomandando ovviamente brevità. Buonasera a tutti, sono... il mio nome è Vara, vengo dal Kurdistan di Turchia. È il primo culo che è arrivato a Riace e io non vorrei parlare troppo lungo perché è ormai tardi. Vorrei parlare sulla storia di questo progetto che ho avuto insieme con Domenico Lucano, che non è sindaco della Patriota, dello Stato Lanese. E questo progetto nato sull'idea di politica davvero, dalla solidarietà umana, come personalmente Domenico Lucano personalmente ha aiutato me e i miei amici, pure ancora non è sindaco, non è così, è forzato troppo per mantenere e rimanere immigrati qui, curdi, e tornare una vita normale, perché a Riace mi ricordo il giorno che siamo arrivati, non è così. E non me ne voglio aspettare che questo progetto arriva a un punto come oggi, che tutti questi ospiti, questa solidarietà, questo fianco, questa gente che vengono da Roma, Napoli, Milano a stare a fianco di Domenico. Grazie a tutti. Domenico Lucano mi ha trovato il lavoro, io sono stato a Riace da 20 anni qua, 80% per motivo di aiutare, ha aiutato lui a noi, e noi abbiamo avuto un pensiero grande pure per lui per andare avanti. E dal 2015 io non lavoravo al progetto prima, abbiamo fatto insieme, però io lavoravo fuori. Dal 2015 io lavoro come indipendente, come operatore lavoro con lui, cerchiamo di fare tutte le cose benissimo, senza problemi. Però secondo me questo punto che è arrivato oggi, che succede questo, è un motivo di politico, non è un motivo di personale, diciamo, rubato o fatto cose male come altri per interesse personale o familiare. È una cosa politica e secondo me c'è un 'ndrangheta che poi è pure stato, parliamo chiaro. Non ce la facciamo in altro modo. Minacciato, ha fatto cose, noi ce la facciamo a fermare, lui è andato avanti e oggi vogliono fare con altro modo, che Domenico Lucano non è fatto una cosa in meno. Domenico Lucano da Riace, unico da Calabria e tutti in Italia
non credo che nessuno ha avuto questo pensiero, che è perso tante cose per questa democrazia, per motivo di umana, di solidarietà, che oggi trova con questo punto. Siamo tutti fianco a lui. Io ho dato tante volte, io sono testimone di questa storia, e quanti, fino a dove vanno, vanno, io sempre testimone. Io sempre fianco a Lucano, grazie a tutti per la Giannetti, allora Philips voleva dire una cosa, presidente, facciamo dire 30 secondi, ma che ti passa per la mente, Lucio? Io mi chiamo Philips, io voglio crescere a Riyadh. Il cuore, insomma, presidente, io partirei da qui, da questa bella frase finale.